Qui dalla festa dello sport siamo in compagnia di Mauro Testa, biomeccanico, e come WISP siamo contentissimi di averlo con noi, anche perché oggi parliamo di alcuni pantaloncini molto particolari, oltre che di un terreno di gioco che poi ci racconterai. Intanto partiamo dai pantaloncini, adesso li vedremo poi in azione, ma quali dati raccolgono questi pantaloncini? Allora, sono tecnologie indossabili, è il futuro, tra virgolette, dell'analisi fatta in campo, sia per il campo, come vedremo nell'applicazione più avanti, sia per la valutazione dell'atleta dal punto di vista della prevenzione degli infortuni. I pantaloni raccolgono dei dati legati al cosiddetto carico interno, quindi il lavoro muscolare, l'elettromiografia di superficie di alcuni gruppi muscolari, noi possiamo arrivare fino a 20 gruppi muscolari del corpo, e ci consentono anche di leggere tutte le accelerazioni, quindi i movimenti verso il basso, in avanti, laterali, tra cui la ground reaction force, la sua forza vincolare al suolo, che è la forza di reazione del campo, cioè le caratteristiche fisico-chimiche del materiale che compone il campo e del campo permettono poi il ritorno di energia, secondo la legge della dinamica di Newton. In più abbiamo le velocità angolari, quindi la capacità dell'atleta di sviluppare su questo campo o su altri campi o di suo, per le capacità che ha e l'assenza magari di limitazioni funzionali, quindi di riduzioni della capacità di movimento a livello di articolazioni di muscoli, di sviluppare una velocità di torsione e di movimento che consente poi la prestazione. Tutto questo ha un valore preventivo, cioè ha e permette sostanzialmente a chi monitora non soltanto di studiare delle superfici che siano rispettose dell'individuo, ma anche della sua integrità, ma anche l'individuo stesso nella sua interezza per evitare infortuni. Perché sono importanti le tecnologie indossabili? Sono importanti perché ti permettono di lavorare direttamente in campo e ci permettono di riprodurre il gesto sport specifico. Io spesso lo dico, considerate che nel corpo umano abbiamo 750 muscoli, da letteratura abbiamo circa 250 milioni di fibre, quindi il corpo umano nel riprodurre, il cervello umano nel riprodurre il movimento sviluppa un percorso che si chiama pattern, un programma che attiva selettivamente solo alcune fibre, quindi è molto importante riprodurre quel gesto per vedere l'attivazione di quelle fibre e conseguentemente l'interazione che lui ha con l'ambiente. Qual è il ruolo del biomeccanico? Il ruolo del biomeccanico a livello internazionale è quello della valutazione del movimento umano, dello studio del movimento umano, sia a scopi preventivi che a scopi prestativi. È una scienza funzionale, preventiva, permette sostanzialmente di avere dati sull'individuo, sull'atleta, che possano permettere ai preparatori, ai fisioterapisti e ai medici di gestirlo, prevenendo gli infortuni e dandogli la possibilità di ottenere il 100% delle sue capacità motorie. Come si forma un biomeccanico? Quali titoli deve avere per questa professione? Oggi esistono due indirizzi prevalenti, uno arriva da scienze motorie e l'altro arriva da ingegneria. Io ovviamente credo che il lavoro del biomeccanico di scienze motorie sia molto più improntato alla funzionalità per le materie che si studiano all'università come anatomia, fisiologia, e quindi questo ci consente ovviamente di formare poi attraverso dei corsi di specializzazione, tanta pratica sul campo, tanta pratica con gli strumenti e con le tecnologie, ci consente di avere poi un individuo in grado di dare informazioni utili. Perché è importante studiare invece le pavimentazioni sportive? Le pavimentazioni sportive sono essenziali e sono essenziali nell'ottica anche del lavoro che fa Ecopneus e consente per esempio lo sviluppo di questa superficie che state vedendo qua e consente sostanzialmente all'atleta di allenarsi su una superficie che sfrutta le caratteristiche fisico-meccaniche dell'SBL, del polverino di gomma, e consente di avere una migliore integrità, una maggiore salubrità anche proprio del campo, cioè il campo è poi sostanzialmente molto più rispettoso dell'integrità dell'atleta rispetto a campi fatti con plastiche molto più dure. Invece esistono altri metodi per studiare le superfici? Esistono dei metodi da laboratorio che hanno una loro valenza, ma sono da laboratorio. In Ecopneus noi crediamo fortemente, Ecopneus crede anche fortemente che i test da laboratorio siano estremamente utili, interessanti e validi perché ci consentono di omologare le superfici, ma ha voluto fare Ecopneus un step in più, cioè loro hanno voluto studiare l'atleta secondo quelle che sono le condizioni e il movimento che l'atleta realmente fa sul campo. Noi sul campo non saltiamo
spieghiamo verticalmente, non è nella natura umana poterlo fare come avviene per esempio con gli strumenti che vengono usati in laboratorio, che sono dei sorta di robot, cioè dei meccanismi che vanno in verticale, assorbono e vedono l'assorbimento di energia. Noi crediamo che il movimento umano sia una parabola e sia in verticale che in orizzontale, e vogliamo studiare tutte le componenti implicate. In questo Ecopneus è innovativa, non soltanto nell'ottica dello studio delle pavimentazioni, del riuso di materiale esausto, ma anche nell'ottica dello studio delle superfici dal punto di vista scientifico. E proprio di questo volevo parlare, perché quali sono i benefici della gomma riciclata, anche di fare attività sportiva su queste pavimentazioni? Io ho cominciato a lavorare con Ecopneus ormai 5 anni fa, 6 anni fa, e il progetto che loro mi avevano dato come obiettivo era appassionante, veramente trovare la via, il modo per utilizzare qualche cosa che era inutilizzabile e farlo diventare qualche cosa di utile e di che desse beneficio a coloro che lo utilizzavano. Investe in ricerca, perché non sia solo una promessa, ma sia anche una verità, un'evidenza scientifica, quello che viene fatto e quello che viene detto. Quali sono i benefici pratici, torniamo un po' all'inizio, dello svolgere attività sportiva su queste pavimentazioni? I benefici pratici sono che tu hai la sicurezza, o comunque la quasi totale certezza, di avere una superficie che è rispettosa dell'individuo e della sua integrità fisica. Rispettosa non dal punto di vista morale o cognitivo, ma è rispettosa dal punto di vista fisico. Sappiamo che le forze che il soggetto svilupperà qua sul campo sono state studiate, sono state tutte considerate, e che il materiale con cui il campo è stato costruito aiuta questo individuo a correre su questa superficie, a saltare, ad accelerare ed accelerare. Ti do due dati per far capire al pubblico l'importanza di questo. Calcolate che un atleta, quando corre alla massima velocità, sviluppa sul suo piede d'appoggio singolo, perché è monopodalico, ben 4 volte il suo peso. In un campo come questo, quando noi deceleriamo invece, sviluppiamo sul piede 10 volte il nostro carico. Quindi moltiplicate il vostro peso per 10. Immaginatevi le forze che ci sono a carico delle strutture muscolo-tendine. È chiaro che una superficie in grado di assorbire parte di questa energia e di non restituirla all'individuo sotto forma di vibrazione è una superficie che lo tutela. Questo è lo scopo di questo e lo scopo di questa superficie. Grazie Mauro, e adesso andiamo sul campo a testarlo. Grazie a voi. A livello pratico. Grazie a voi. Abbiamo il piacere di avere con noi Mauro Testa, il biomeccanico Mauro Testa. Insomma, due parole anche su questa bellissima collaborazione. Assolutamente, questa è un po' una delle chicche della manifestazione. Grazie all'impegno del consorzio Ecopneus e delle aziende aderenti, abbiamo potuto mettere a disposizione degli sportivi genovesi e non solo 2 pavimentazioni sportive in gomma riciclata. Una è in forma di pista di atletica e una invece è il fondo del campo da basket. Proprio su questo campo da basket, nella giornata di oggi, il professor Mauro Testa, biomeccanico di fama, vorrei dire internazionale, ha svolto alcuni test proprio per valutare le caratteristiche del fondo, grazie all'impegno di scienze motorie con i suoi studenti, che hanno reso possibile la prova. Questa è una particolarità che siamo riusciti a mettere in atto nella festa dello sport, che darà poi i suoi frutti dal punto di vista scientifico. Questa è la targa del trofeo Ecopneus di basket 3 contro 3 che si sarebbe dovuto svolgere proprio sul campo di cui si parlava in gomma riciclata. Purtroppo il meteo avverso non ha reso possibile lo svolgimento della manifestazione, ma la riproporremo il prima possibile in altra situazione.